Ho ritrovato i vecchi amici che lui non piacevano, ho ricominciato a gustare i miei adorati dolci che mi hanno fatto un po' ingrassare, ma chi se ne frega? Vesto come mi piace e mi lacco le unghie de rosso. È il dolore per l'abbandono. Niente! Ma allora, che razza di amore era il mio, se il dopo è così lieve? Mi rassicura la consapevolezza che posso vivere anche senza di lui e scopro l'allegria, il divertimento di andare in bicicletta coi jeans tagliati alla coscia che lui trovava orrendi. Le sembro sciocca? Io mi sento leggera. Sposato da 25 anni, due figli, poco prima dei miei 50 ho avuto una storia durata circa 4 anni con una donna 5 anni più giovane, anche lei sposata, con due figli. Per tutti e due era la prima scappatella, 4 anni, vabbè comunque, per tutti e due era la prima scappatella dopo tanti anni di matrimonio. Tutto si reggeva sugli sms e le telefonate, perché riuscivamo a vederci ogni 2 settimane nel mio garage. La storia è finita perché ho sbagliato l'invio di un sms piuttosto caldo che è arrivato invece a mia moglie, a cui ho promesso di mollare quell'altra, ma dopo un anno la storia è ricominciata per poi morire dopo un altro anno. La causa era sempre quella, la sommergevo di sms e lei ha cominciato a rispondere a stento o a non farlo. Per me stava diventando una sofferenza indicibile, per cui ho detto stop. Gli incontri si svolgevano sempre nello stesso posto. A parte quello, non abbiamo mai fatto niente insieme. Dopo il rapporto ci salutavamo per rincontrarci dopo 2 settimane. Speravo però che rimanessimo amici, ma da parte sua scarni messaggi, mentre io le inondavo anche con domande cui non rispondeva. Ho l'impressione che questa amicizia la desideri più io di lei. Questo Giuseppe, ce la fa.